Eccoci qua, siamo arrivati nella nuova dimora. Ragazzi, qui pure baby Andrea sta pulendo, guardatelo, dove stai entrando? Casa di polizia e cavalari family! Ma cosa, cos'è? Ma che roba è? Ma che sta pulendo? Noemi col suo vestito? Non le pago neanche! Che cosa? Ma come stai facendo? Aiuto ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, oggi stiamo andando a casa nuova con baby Andrea da soli, perché c'è un disastro ragazzi, siamo in mezzo alle macerie, in mezzo alla sporcizia, e qui ci vorrebbe un'impresa di pulizie di quelle proprio assurde, e non so chi mi può aiutare nella maniera più assoluta. Ma quelle due ragazze lì chi sono, scusa? Chi sono quelle due ragazze lì? Ma chi sono queste due? Ma scusate, ma... Ciao, noi siamo le imprese di pulizie. Pulizie, pulizie, sì. Chi siete? Pulizie della casa, che dobbiamo pulire proprio tutta la casa. E poi abbiamo tutti i prodotti. Se vuoi un aiuto da noi, noi ci siamo. Soldi, soldi. Cioè, io dovrei pagare voi per fare le pulizie? Sì, 1000 euro. 1000 euro? Ma questi sono fuori di testa, ma 1000 euro sono tantissimi soldi. Papi, allora noi abbiamo comprato tutte queste cose, l'acqua, questi prodotti, e il massimo 1000 euro, dai. Queste cose sono costate più di un botto di invece di 100 euro, non è tanto, dai. Voi avete speso 100 euro e io vi dovrò dare 1000 euro. Papi, abbiamo speso con la tua banconote. Cioè, avete speso anche con i miei soldi e in più io e Andrea vi dobbiamo 1000 euro. E va bene, dai, ma scusate, le chiavi ce le avete? Sì, eccole. Adesso apriamo noi. Ma aprite o no? Scusa, addirittura col codice? Vediamo forte. Ciao, avanti. Vai. Non ce la fai. Faccio io. Ma non riuscite ad aprire la porta. Guarda che ci apro, guarda che ci apro. In effetti è un po' dura. Vediamo. Prendiamo tutta sta roba. È pesantissima. Ma che cosa avete portato, Noemi? Ma è l'ascensore questo? Sì, questo è l'ascensore, andiamo. Guardate ragazzi. Che è successo? No vabbè. Andiamo. Tre. Siamo all'interno dell'ascensore che ci condurrà alla nuova casa. Ma loro non sanno che c'è un macello! Allora pulisci tutte e tre! Non ti preoccupare, stai sereno! Ok. Ma è pulitissimo! Eccoci qua, siamo arrivati nella nuova dimora! Allora, c'è tantissimo lavoro da fare, 2000 euro! 2000 euro? Ma come 2000 euro? Ma va bene, dai, vi darò 2000 euro, ma se è tutto sporco, cosa ci fate a terra? Ma cosa stai facendo? Ma stai pulendo a terra con un vetril? Con quello devi pulire i vetri, non a terra, scusa, Ma cosa c'entra? Ma cosa stai facendo? La solita Noemi già sta facendo un macello. Qui c'è da diventare pazzi. Preparate i bagagli. Avete visto e sentito la nostra canzone? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché ragazzi abbiamo fatto tantissime visualizzazioni, tantissimi like, ma molti di voi mi sa che ancora non l'hanno sentita. Quindi andatela ad ascoltare, la famiglia più pazza del web, canzone ufficiale dei Cavalieri Family, già è uscita nel nostro canale YouTube Cavalieri Family. Qui abbiamo Patron Aurora Cavalieri. Noemi mi sta facendo un macello, guardate. Ragazzi, qui pure baby Andrea sta pulendo, guardatelo, dove stai entrando? Dove vai? Adesso spruzzo il prodotto, è troppo sporca. Ecco, guardate ragazzi, ciocchi. Ma cosa stai facendo? Prendi a scegliere. Allora, vediamo che cosa hanno comprato con i miei 100 euro queste bambine qua. Questo che non so cos'è. Però l'avete comprato, è una pelle di daino. Va bene, andiamo avanti. Poi questo non so cos'è. Uno spruzzino per farti la doccia. Papi, la candeggina. La candeggina? L'arancina, la candeggina. Questo ve lo faccio vedere. Cassetta medica. Se qualcuno qua si fa male, ragazzi. Ma Aurora e Noemi sono proprio prevenute. Brave. Rotolone di carta infinito. Ma scusate, ma questa roba l'avete comprata o l'avete
rubata a papà. Rubata a papà. Quindi io vi devo dare 2000 euro su cose che non avete neanche comprato. Scusa, allora siete proprio furbe. Noemi, ma cosa fai? Stai pulendo, stai facendo un macello. Aurora, sei pronta a riempire il secchio dell'acqua? Certo, arrivo subito. Dove vai? È lì il coso dell'acqua, Va fuori. Casa di polizia e cavalari, family. Ok, nel frattempo Aurora ha riempito il secchio e con l'acqua e adesso dovrà mettere il prodotto dentro. Ragazzi, venite con me. Ragazzi, impresa di pulizie. Eccolo. Cos'è? Quello per avere più terra. Ragazzi, ma qua c'è professionismo. E voi, invece, riuscite a lavare per terra e a spazzare tutta la casa e a pulire i vetri? Scrivetelo giù nei commenti e fatemi sapere se anche voi aiutate i vostri genitori. Ah, vai, forza Noemi, pure tu. Sono io. Ok, vai, Noemi, ovviamente, cosa sta facendo? Cosa fai? Ma cosa fai? Mamma mia, un disastro, ragazzi, come al solito. Ragazzi, guardate che macello, baby Andrea pure lì. Ragazzi, secondo voi sono brava a simulare? Ma come simula? Ma tu gli spacchi la faccia. Andrea, vieni qua, che qua lasciamo fare l'impresa delle pulizie. Vieni amore, vieni, andiamo di là. Ragazzi, qua c'è professionismo, mi sa che queste sono le 2000 euro spese meglio di tutti. Da questa parte abbiamo Aurora che si è buttata al lavaggio della stanza. Lo giri. Okay. Ah, però. Vai, negli angoli. Noemi, ma scusa, ma tu sei una professionista. Che cos'è questa tecnica? È una tecnica che giri su te stessa. Cos'è? Il tornado? Cos'è? Sei truccando? Ma cosa stai facendo? Stai girando su te stessa? Ma se, scusa, sei la Befana. Scusa, che fai a spasso ancora. Ma cosa fai, Andrea? Auri! Ma sei proprio brava, guardate che pulizia c'è, ma è stupendo, brava! Ragazzi, qui c'è tantissima competizione tra Aurora e Noemi. Io nel frattempo sto mangiando perché io sto facendo merenda e loro niente. Ma scusa, ma che sta facendo? Sta facendo briciole a terra! Cosa? Scusa! Ma cosa state facendo qui? Niente! Cosa state facendo? Che non siete altro? Non vi darò nessun 2000 euro! No, papi, dopo pulisco! Sei sicura? Sì! Guarda, Nutella per terra! C'è di tutto e di più! Guardate qui, ragazzi, Nutella, che te lo metto qua! Ma che cosa hai in bocca? Scusa! Ho mangiato subito dopo pulito! Fammi vedere cosa hai in bocca, apri la bocca! Non hai sbattato nulla! Fammi vedere cosa hai in bocca! Apri, ma che cos'è? Non hai sbattato nulla! Cosa fai poi, amore? Zigzag! Ma zigzag, ma stai lavando proprio! A terra ci sono le pozze d'acqua! Ragazzi, secondo voi Noemi sta facendo bene o sta facendo male? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché qui, ragazzi, si sta mettendo molto male! Vediamo la tecnica, vediamo, pronti? Via. Attenzione, guarda qui! E così, e così, e così, e così, 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 e ecco qua. Mentre loro puliscono di là, io mi chiudo qui dentro il bagno e mi mangio le patatine. Ragazzi, finalmente sono arrivata anch'io. Ciao a tutti, io non ero presente oggi per queste pulizie, ma ero al lavoro. Ma non ho dubbi che papà Salvo avrà fatto tutto, anche perché ormai ci siamo, ragazzi. Tra poco ci arrivano anche i mobili. La casa è ormai ufficialmente pronta e oggi dovevamo sistemare proprio le ultime cose. Adesso io vado a dare una mano a papà Salvo, perché so che sicuramente mancherà qualche cosina. Ma sento le bimbe che stanno urlando, si stanno sicuramente divertendo un mondo. Povero papà Salvo, sarà stanco.
Fatemi suonare che siamo arrivati, vediamo. Arrivo, permesso. È chiusa? Mamma, siamo sfinite. Come siete sfinite? Auri, apritemi. Permesso, posso entrare? Siamo sfinite. Come siete sfinite, Auri? Che fai con questa scopa in mano? Non ho capito. Ah, è tutto finito. E tu che ci fai con... No, vorrei capire che sta succedendo. Dove sei, papi? Ma qui è tutto completamente pulito, ragazzi. È stato bravo papà Salvo? Abbiamo fatto tutto noi. Come avete fatto tutto voi? Non sto capendo. Aspetta, ma dov'è papà? Papi? Papi, scusa, non sto capendo. Papi? Occupato. Occupato, permesso? Papi? Occupato. Cosa stai facendo? Occupato. Cosa stai facendo? No, scusa papi, io sono arrivata perché sapevo che oggi dovevi pulire la casa e la casa è completamente pulita in effetti. Ma vorrei capire perché sono stanche loro e soprattutto cosa ci fai sul water a mangiare patatine? Perché mamma, abbiamo pulito tutto noi. Non è vero mamma, non hanno pulito tutto loro. Si sono fregati 2.000 euro. Non è vero mamma, vai a vedere di nuovo il video. Che cosa? Papi scusa, non ho capito bene. Cioè hai pagato le bambine per pulire tutta casa e tu stare lì seduta a mangiarti le patatine? Siamo stati bravissimi e tu non hai fatto niente. Ma scusa, io vorrei capire, ma anche baby Andrea ha passato la cena col suo pigiama. Papi, è ancora in pigiama il bambino. C'è Noemi attaccata alla scopa e Aurora che la trascina. Papi, ma cosa, cos'è? Ma che roba è? Ma che sta pulendo? Noemi col suo vestito? Oppure Aurora con la scopa? Che cos'è? Cosa state facendo? Sono professioniste, oltre a spazzare, puliscono, lavano, insomma, guarda che pulizia! Che dire? Se anche voi volete a queste donne delle pulizie, a questa impresa delle pulizie, scrivetelo giù nei commenti che la mandiamo subito a casa alla cifra modica di 2.000 euro, mamma. È il minimo, siamo state super, super, super brave. Papi, questa cosa è gravissima. Beh, in effetti la casa è pulita però, devo dire la verità, è tutto molto pulito, siete state molto brave, ma... Che non si ripeta mai più che il lavoro sporco lo fai fare a loro, ok papi? Va bene mamma, la prossima volta lo farai tu, dai, non dimentichi. Ragazzi, zitti, che mamma sta per ricevere una sorpresa incredibile. Sì, manca veramente poco. Ma dove sono? Adesso ve lo dico, un attimino, adesso ve lo dico ragazzi. Stiamo per farvi una super sorpresa. Perché ci siamo fatti una super sorpresa. Ciao a tutti, io sono Papà Salvo. Benvenuti in questo nuovo video, questo molto emozionante video. Perché la prima emozione, ragazzi, la riceverà appunto mamma Claudia. Perché sto per darle una cosa che ho qui in tasca, bellissima. Ecco, le trovo subito. Qui non ci sono. Oh mio Dio, ragazzi, perso quella cosa che devo dare a mamma Claudia e lei sta per arrivare, guardatela. E come faccio? Aiutatemi. Non sapete di cosa si tratta, è vero, avete ragione, però magari, aspetta, magari è proprio lì in quel cumulo di sabbia. Andiamo a vedere, venite con me, vediamo se qui c'è qualcosa. Qua ci sono intanto i miei occhiali, ragazzi. Ecco, ma non sono i miei occhiali. Non è questo che devo trovare, ragazzi. Mi dovete aiutare a trovare delle chiavi. Sì, ragazzi, delle chiavi. Sono le chiavi più importanti della mia vita. E le ho perse, le dovevo consegnare a mamma Claudia. Perché, ragazzi, dentro queste chiavi è racchiuso tutta la nostra vita. Tutto il video di oggi anche. Perché volevo farvi vedere mamma Claudia che piangeva perché gli davo queste chiavi. Eh sì, ragazzi, sono chiavi molto importanti, ma non perché sono d'oro o perché sono tipo col diamante. Sono delle chiavi della nostra nuova casa. Sì, non lo dite a nessuno, anzi, se siete felici, ragazzi, che abbiamo preso una nuova casa, che vi faremo vedere oggi e vi faremo vedere tante cose, mettete subito un mi piace e iscrivetevi al canale Cavalieri Family perché siamo quasi a 500.000 con una nuova canzone che sta per uscire.
Ragazzi, c'è mamma Claudia che sta per arrivare. Guardate, guardate lì, guardatela. Come? Ragazzi, sta per arrivare. E che cosa dirò adesso a mamma Claudia? Voi avete mai perso delle chiavi importanti di casa? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché mamma Claudia sta per arrivare, ragazzi. E per me è la fine, avete capito? La fine, perché sono le chiavi di casa e ne abbiamo solo una. Una sola chiave per entrare dentro, avete capito? Sali su, apri e arrivo. Finisco la chiamata e arrivo. Aspetta un attimo. Ha detto nel frattempo apri, ci vediamo su. Mi sa proprio che è arrivato il momento, ragazzi, di dire la verità a mamma Claudia. Perché io non trovo più le chiavi. Allora ragazzi, aiutatemi a cercare queste chiavi, perché non erano delle chiavi piccoline, insomma erano delle chiavi molto lunghe, erano delle chiavi d'acciaio. Vedete qualcosa da qualche parte? Andiamo a vedere lì in giro, in mezzo all'erba. Ma non c'è niente qui. Magari sono caduti proprio lì, proprio lì. C'è nessuno? Sono rovinato. Ha detto pure di vederci su a casa, che dovevo aprire io la casa. Aspetta, magari però dall'altra parte posso arrivarci attraverso quella porta. Ragazzi, qui c'è un accesso, magari posso entrare dentro, vediamo. Posso entrare qui dentro? C'è qualcuno? È la mamma? Non trovo neanche più la mamma, non so dove sia. Come faccio a fare la sorpresa a mamma Claudia e poi ad Aurora, Noemi e baby Andrea e anche a Sprizzi? Ragazzi, secondo voi, a proposito, questa casa cosa sarà? Una casa dove andremo ad abitare, oppure sarà una casa dove andremo a registrare i nostri video? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché è molto importante questo. Io lo so, voi ancora no. E controlliamo questa parte qua, è pieno di sabbia, guardate. Non c'è niente, vediamo. Ecco. Ragazzi, trovate le nostre chiavi di casa. Eccole qui, ragazzi, sono riuscito a trovare le chiavi di casa nostra, bellissimo. Adesso la mamma ha detto che ci vedevamo sopra, ma io devo assolutamente aspettare Aurora e Noemi. Ma scusa, ma mamma Claudia, ma che cosa stai facendo? Ma mica possiamo andare a vedere la casa da soli. Dobbiamo andare a vedere la casa con Aurora, Noemi, baby Andrea, Sprizzi, con tutta la Cavalieri Family deve entrare. Mamma Claudia, scusi lei, vieni un attimo qua, dove stai andando? Cioè, io ti aspetto su, fai, dici, ma cosa stai facendo? Cosa fai? Scusami, le chiavi ce le avevi tu, io non ho più chiavi. Mamma, ti devo dire la verità, le chiavi le ho perse. Come hai perso le chiavi? Ancora dobbiamo entrare in casa nuova e già hai perso le chiavi. E cosa gli vado a dire io a questi che mi hanno dato le chiavi oggi? Che tra virgolette, mamma, abbiamo solo una chiave e quindi adesso siamo finiti, non avremo più la casa. Ma come? Oggi dovevo fare la sorpresa alle bimbe, portarle qui, fargli vedere la nostra casa nuova. Hai rovinato tutto, era una sorpresa bellissima, ecco. Ma è inutile che fai sempre la solita. Ecco le chiavi, sono qui. Ma le avevo perse. Mi hanno aiutato loro che ci guardano da casa a trovare le chiavi. Quindi per piacere, mamma, cortesemente metti un mi piace per questi bambini che ci guardano da casa. Papi, meno male, guarda, perché ogni volta mi affido a te e combini sempre qualcosa. Andiamo, dobbiamo andare a prendere Aurora, Noemi e baby Andrea. Forza, gli facciamo vedere la casa nuova. Andiamo. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati e Aurora e Noemi sono qui con noi. Guardate un po', ancora non sanno neanche perché sono qui. Papi, siamo tutti pronti, siamo tutti qui per vedere la casa e le bimbe non vedono l'ora di scoprire qual è l'ingresso, perché da qua non si capisce niente. Sì, perché io le continuavo a dire di qua l'ingresso, di là l'ingresso, dov'è l'ingresso? Signore e signori, ecco a voi casa vostra. Sono quelle palazzine lì. Allora, fermi tutti. Partiamo con un toto scommesse. Vediamo, secondo voi, quale sarà casa nostra? Anche secondo voi a casa, sarà questa palazzina qui marroncina, un appartamento qua dentro, oppure un appartamento là, quella grigia e bianca? Io.
Vediamo. Grigia e bianca. Grigia e bianca per Aurora. Grigia e bianca. Grigia e bianca per Emi. E voi scrivete qua sotto giù nei commenti il colore della nostra palazzina. Palazzina marroncina oppure palazzina grigia e bianca? Scrivetelo qua sotto giù nei commenti, perché stiamo per avvicinarci nella nostra palazzina. Tra poco scoprirete il colore. Andiamo, andiamo, ti prego! Andiamo ragazzi, via, si va! Guardate qua, andando c'è tutto un candiere ancora, mamma. No, intanto siamo tutti, c'è anche Sprizzi. Sprizzi, scusa, non te l'ho chiesto. Per te, il colore della casa qual è? Scusa, marrone, marrone, ha puntato quella no, marrone. No, 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 Sprizzi, speriamo che Sprizzi non ci faccia una pipì o una pupù dentro casa nuova, ecco, perché potrebbe anche essere. Comunque lo scopriremo tra poco che cosa accadrà con voi. Andiamo, andiamo ragazzi, andiamo. Ragazzi, e invece voi dove vivete? A piano terra col giardino? Oppure vivete magari, non so, al primo piano, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, all'attico? Secondo me siamo al secondo. Ancora Aurora e Noemi non sanno neanche il piano di casa nostra, ragazzi. Allora, Noemi, secondo te dove dobbiamo andare? A destra o a sinistra? Destra o sinistra? Di qua. È giusto, è giusto. Brava, brava. Vi posso dire d'anticipo che se avete scritto nei commenti palazzina marrone, ci avete azzeccato, perché la palazzina è quella color marrone, ragazzi. L'ingresso, allora la palazzina è quella marrone, quindi voi avete fallito. No, ma questo è color marrone, questo è color bianco. No amore, questa è quella marrone, marrone. Allora, vi do un'altra chance, Auri, sei pronta? Quale sarà l'ingresso di casa nostra? Questo o quello? Vediamo, vediamo, vediamo. Questo. Questo? Mamma. Per Aurora è questo. Emi, per te qual è il nostro ingresso? Di là. Di là. Giusto, Emi. Di là, di là, di là, Auri. Auri, hai sbagliato ancora. Ragazzi, ha indovinato Noemi, quindi a questo punto direzione casa. Siamo arrivati, siamo arrivati. Ed eccoci di fronte all'ascensore. Ma fermi tutti, fermi, fermi, fermi. A che piano dovremo andare adesso? Auri, secondo te a che piano abitiamo? Secondo. Secondo piano. Quattro. Quarto piano, quarto piano. Andiamo, andiamo. Ragazzi, secondo voi a che piano abitiamo? Al primo, al secondo, al terzo, al quarto? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere ora, perché papà ha già digitato il piano e non ve lo posso svelare. Ve lo dico non appena arriviamo al nostro piano. Nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al nostro canale immediatamente e spolliciate se anche voi non vedete l'ora di scoprire la nostra nuova casa. Siamo arrivati. Mamma, ho sbagliato, sono sceso giù ai box. Ma come sei sceso giù ai box, papi? Ragazzi, qua dentro è ancora tutto un cantiere, o meglio, alcune persone già ci vivono, altre persone ancora no. Quindi non è che tutte le case sono state già consegnate. Aiuto! E quindi ho paura che non ci perderemo la casa nostra! Non la trovo la casa nostra! Perché ancora non sappiamo bene anche noi la strada per casa. A questo punto dovremmo cercare un'uscita dei box. Se non ci perdiamo nei box, vediamo se papà ha capito. Mamma, vieni qua che mi ricordo che una volta siamo saliti proprio da quella parte. Proviamo, venite, venite. Ok, okay, papi, io mi fido di te perché io non so minimamente dove siamo. Uscita d'emergenza. Aspetta! Non toccare lì che poi magari suona tutto. Vediamo, pronto. Oddio, aiuto! 3, 2, 1. Aiuto! No, non suona, non Mamma, suona. Ma si accendono le luci! Ragazzi, questo è un corridoio infinito. Non lo so se abbiamo azzeccato il piano giusto. Papà ci sta facendo perdere nella rampa dei box. Non lo so se riusciremo a trovare casa nostra. Io le chiavi le ho sicuramente con me e sono esattamente queste. Quindi possiamo entrare dentro casa. Il problema è, troveremo casa? Mamma! Non funziona l'ascensore! È proprio vero, guarda, non arriva, non arriva! Dobbiamo andare a piedi, papi! Quale sarà la porta? Io so che piano siamo! Lo sentite il rimbombo?
Infatti siamo dentro il condominio. Fai piano, mannaggia, stai facendo un rumore pazzesco. Ci vogliamo subito far riconoscere come cavalieri femmini, dai. Mamma, il secondo piano quindi? Ditelo. Non è il secondo piano, Aldo. È il terzo piano. Dobbiamo camminare, forza, su, al terzo piano. No, papi, poi questa porta si apre, magari rimaniamo qui. Questo è l'ingresso di casa nostra, guarda, mamma. Vieni qua, vieni. Ma, papi, questa porta si apre? Fammi vedere. Guarda. Vediamo. Ok, sì, questa porta si apre. Mamma, e questo è l'ingresso di casa nostra, guarda. Wow, ok. Saliamo su in casa nostra. Vieni, andiamo. Andiamo, Ava, terzo piano, a destra. Ragazzi, qui è tutto uguale per il momento, anche perché ci hanno consegnato le chiavi oggi e quindi ancora dobbiamo un po' capire la direzione dell'appartamento, il piano e tutto quanto. No, Auri, questo è il primo piano, dobbiamo andare ancora su, è il terzo. Ragazzi, siamo arrivati al terzo piano, ma ora quale sarà la nostra porta d'ingresso? Mamma, noi mi ha suonato qualcun altro. Ma chi ha suonato? Noi mi ha suonato qui. Oddio, Emi. Oddio, ragazzi, allora sta provando la chiave in una porta che non si sa se è la nostra o meno. E se entriamo nella casa di qualcun altro? Rimane la porta 1 e la porta 2. Emi, secondo te è quella dove hai suonato tu, quindi prova. La porta 1, per Emi è la porta 1, proviamo. È entrata, sta girando. Ma quindi siamo per entrare in casa nostra? È quella giusta. Noi mi ci ha preso. Benvenuti in casa Cavalieri Family. Ma perché la scuola non è fatta? Ma no, ci hanno consegnato la casa oggi, stamattina abbiamo preso le chiavi e quindi qua dentro ancora dobbiamo imbiancare, prendere un tavolo, mettere una sala, una camera da letto, però non c'è niente, ragazzi. No, vabbè, eccola qui. Ma tanto era facilissimo, si vedeva. Ma vi piace questa terrazza? Sì, grandissima? Sì, molto grande. No, vabbè, ragazzi. Poi adesso che mi pallavola, la palla va via. E ragazzi, che dire? Mamma, facciamo vedere subito dov'è la stanza da letto. Oh. Bagno? Dove? Fammi vedere il bagno. Qui. E fallo vedere. Qui. Entriamo dentro. Signore e signori, oh, ma c'è l'acqua. Ah, già. No. C'è già l'acqua, vediamo. No, vabbè, almeno l'acqua c'è. Oh, la cameretta delle bambine. E la nostra sarà di là, insieme alla cucina. Quindi cucina e stanza da letto insieme. E questa è la nostra camera, in realtà. No, un letto, voi, tutti siamo insieme. Cosa? Tutti insieme? Ma tu sei pazza? Comunque, ragazzi, siete felici della nostra nuova casa? La imbiancherete voi? Esatto, ragazzi, nel prossimo video vedrete la casa imbiancata da Aurora, Noemi e Pepe Andrea. Ragazzi, qui siamo felicissimi. Wow, ragazzi, no, guardate i miei pancake, sono un mix. Guarda che c'è qua. Ci sono gli scivoli d'acqua, le piscine, le cascate. Buongiorno a tutti, ragazzi. Io sono Papa Salvo e in questo video vi porteremo nella nostra morning routine in campeggio. Siamo in un favoloso campeggio qui sul lago di Garda. Guardate qui fuori, ragazzi.
ancora è prestissimo. Qui c'è la cameretta di Baby Andrea. E questa è la sua culla, ma scusate, ma lui non c'è. Andrea? Sei di qua? Andrea? Andrea, ma dove sei? Ragazzi, qui Andrea non c'è. Vediamo dall'altra parte almeno se ci sono le bimbe. Vediamo se è messo magari qua. No, non c'è nessuno. Guardate ragazzi, ci sono altre case. Vediamo un po' in questa stanza chi dormirà. Allora, da quella parte c'è una bambina. E da quella parte c'è un'altra bambina. Scrivete giù nei commenti chi secondo voi saranno queste bambine. Andiamo a vedere mamma Claudia se è ancora sveglia o sta dormendo. Aspettate, aspettate, perché qui c'è la prima concorrente della morning routine che si è svegliata insieme a papà Salvo. Guardate chi è, ragazzi. Tu la mattina cosa mangi? Panino bruciato. Ragazzi, voi sapete cos'è il panino bruciato? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché Noemi ha inventato questo panino bruciato. Che cos'è il panino bruciato, Noemi? L'ho inventato io questo nome, il panino con la Nutella scaldato. E dove lo scaldi? Al microonde? Sì. Ragazzi, dovete provarlo. Allora, dovete prendere due fette di pan carré, mettere la Nutella sopra, ok? Farlo a sandwich, inserirlo all'interno del microonde, scaldarlo 30 secondi, giusto? Giusto? Sì. E quindi esce fuori il panino bruciato di Noemi, che sta bruciata. Eh sì ragazzi, giustamente dite, e alla destra chi c'era? Aurora o Noemi? No, oh, è vero, soffre solletico, guardate, niente proprio, niente. Qui che cosa succede? Cosa succede qui? Con la pancia soffro il solletico pure. Solletico. Allora soffri il solletico, chi sei? Aurorina! Aurorina! Soffri il solletico, soffri. Ma rimane sempre il quesito. Baby Andrea, dove sarà? Dove sarà Baby Andrea? Chi abbiamo qui? Ma scusa, ma sei già con la palla tu? Me l'ho data io perché piangevo. Ah, ma scusa, ma che ci fai qui dentro, Andrea? Ero di là. Cosa ridi? Cosa stai facendo di qua? E qui ci abbiamo un'altra, un altro personaggio, insomma. Vediamo se soffre il solletico, giusto Emi? Vediamo se soffre, sì, il solletico. Sì, secondo me soffre il solletico ai piedi. Qui no? Oh ragazzi, ma non è che non c'è nessuno, magari sono solo cuscini. Vediamo, proviamo a togliere questo. Ragazzi, non è che ci sono solo cuscini, mamma Claudia già si è andata a fare colazione senza di noi. Ragazzi, sono venuto qui per far colazione. Siamo al camping Spiaggia d'Oro. Sì, ci troviamo al lago di Garda e ragazzi, che dire, qui è favoloso e me ne ho parlato proprio bene, che si fa colazione qui alla pergola in un modo esagerato. Quasi vedo muovere qualcosa, un attimino. Cosa c'è qui? Non c'è un altro che... c'è qualcuno che soffre il solletico, Emi? Vai, fai il solletico, Emi! Vai mamma Claudia, ma soffri il solletico anche tu! La pancia soffri il solletico! Mamma Claudia, ma buongiorno! Ma buongiorno. Questo è un bel risveglio secondo voi? La maglia dei Cavalieri Family con Baby Andrea che arriva! Eh sì ragazzi, volete averla anche voi? Basta andare su www.cavalierifamily.it e lì trovate tutto il nostro shop, trovate anche le tazze per fare la colazione, trovate le t-shirt, le felpe e le borracce che sono bellissime. Devo ancora sistemarmi, dobbiamo andare a fare colazione, sono stanca. Noi non siamo soli, papi è già svelato, non siamo soli in questa vacanza. Mamma, assolutamente no, non siamo soli in questa vacanza, non ho svelato nulla e scoprirete chi con noi oggi farà colazione. Tutti nel lettone di mamma e papà, eccole qua, tutta la famiglia Cavalieri Family qui al completo. Baby Andrea, eccola qua, Noemi Cavalieri, eccola qua. Auri, chi è il primo che si addormenta nella nostra famiglia? Allora, ve lo faccio tutto. Andrea, la mamma, Noemi,
Andrea, tu sei primo. No, io mamma seconda. Primo della mamma, sì. Noemi terza. Noemi terza. Io quarta e papà quinta. E perché io ultimo, scusa? Perché sennò ho paura di dormire. Sì, ragazzi, io faccio il giro di ricognizione. Vado a mettere le coperte a tutti quanti. Aurora dorme praticamente con le coperte per terra. Noemi dorme a terra, cioè proprio si mette tutta sdraiata a terra. La devo prendere, la devo mettere sul letto. Baby Andrea è tutto sempre scoperto. E mamma Claudia è piena di cuscini e addosso, così con le braccia tutte così. Dai, siamo pronti? Papi, andiamo a prepararci. Ce l'abbiamo fatta, siamo pronti, siamo usciti, direzione colazione. Non so se state notando che siamo un po' più leggeri perché mancano Aurora e Noemi. Mamma, io ho fame, ho fame, ho fame. Che hai fame lo sanno tutti ormai da non so quanti anni che facciamo YouTube, non ti preoccupare, è una cosa risaputa che tu hai fame. Vero. Io ora sono curiosa di vedere l'abbondanza di cose che ci aspetta, perché io ho fame e voglio proprio vedere se Aurora e Noemi stanno ancora mangiando. Speriamo. Perché Aurora e Noemi sono delle vere golosone, quindi secondo me probabilmente ci saranno i pancake. Mamma, ma che si stanno facendo? Si stanno prendendo il sole. Ma che dici? Ci stanno aspettando, ma è vero, si stanno rilassando al sole, ma quale colazione? Ma cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Guardate. Ragazzi, ma cosa stanno combinando? Ma quale colazione? Non mi dite che qui il bar ristorante è chiuso e non possiamo mangiare niente, papi, perché sono disperata, eh. Guarda che c'è qua. Oh, ci sono gli scivoli d'acqua, le piscine, le cascate. Ragazzi, venite che vi presento i nostri amici. E guida senza patente. Scusate, no, vorrei capire. No, ma guardate. Hanno già fatto colazione, ma quali amici sono? Scusa, cioè, io amici, non ho capito, gli amici si vedono scusami. Al momento del bisogno, guarda. Ecco, guarda qua, qui testiamo le cose per loro. Ma tanto mi ha preso l'unico pezzo proprio con la cioccolata vera, proprio. No. No. Hanno già ordinato, stanno per arrivare i pancakes per tutti. E allora io avevo ragione che c'erano i pancake, meno male che così mangeranno tutti i bambini, sono felicissimi. Guardate, stanno arrivando anche belli appena fatti, guardate che roba! No vabbè, ma allora li voglio anch'io, scusate. Cioè, che cos'è? Guardate, guardate. Greco con cereali e frutti rossi. Oh mamma mia, wow, mamma, non ci credo, ragazzi. Eccoli, oh. Ma sono stupendi! Mamma, io prenderei tutto! Aurora ha preso il pancake, la Nutella, e non avevamo dubbi, vero Auri? Guardate come si fa la coda, è carica, è carica, è carica, è pronta! Noemi pancake alla Nutella, ma queste cosa sono? Le granelle di nocciola, qualcosa? Ovviamente papà Salvo non si smentisce mai, perché indovinate che cosa avrà preso oltre al tutto, tutto e di più, guardate, ecco, azzurro come te il mare. Scusa, scusa, ma ti bastano questi due panini? Questa, proprio pochi. Questa gliela sto preparando i panini a loro. La colazione consigliata dal preparatore atletico. Ecco. Mamma, mamma, oh, per piacere, guardati. Scusa, scusa, tuo, è arrivato il mio? Wow, ragazzi, no, guardate i miei pancake, sono un mix tra Nutella e Nutella di pistacchio, cioè proprio qua c'è del professionismo qua, cappuccino e poi abbiamo il succo di frutta e hai visto, l'ha preso lui il panino, non lo sapevo. Ah, ecco, alla fine gliel'hai passato. Mi ha obbligato. Cioè, poverino. Uno, due. Ok ragazzi, colazione finita, questa morning routine. Ragazzi, io mi sono gonfiato tutto, ho mangiato salame, prosciutto, mortadella, latte, caffè, succo di frutta, di tutto e di più. Vediamo cosa hanno mangiato invece loro. Pancake? Sì. Nutella? Sì. Pancake con sciroppo d'acero e frutti di bosco. Wow. Pancake al cioccolato. Pancake con lo sciroppo d'acero e i frutti di bosco. Ma che bello. Stiamo andando in un fantastico parco acquatico. Non vi svelo dove. Dovete seguire il prossimo video. Dove andiamo adesso? A? A Caneva. A Caneva? E sì. A? Moviland. Visto che lo spoiler ve l'ho fatto dare, ragazzi.
direttamente dal camping Spiaggia d'Oro. Ci vediamo a Caneva e Movieland e ci vediamo nel prossimo video, dove vi faremo vedere gli scivoli più pazzi del mondo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Aspetta, ma ricordate, no, siamo i Cavalieri Kevin. Guarda che c'è anche lui. Vieni dentro. Tutti dentro, vi chiudo dentro. Ciao, vado io a Caneva, ciao. Oggi vi porteremo con noi alla scoperta del backstage della nostra nuova canzone. Quindi ragazzi, la registrazione del nostro video, del nostro videoclip, della nostra canzone. Quindi, che dire, siamo emozionatissimi e vi faremo vedere in che posto siamo, perché ve l'abbiamo detto in tutte le salse, in tutti i modi, vi abbiamo messo i sondaggi, avete scritto tantissimi commenti nello scorso video e finalmente ragazzi, oggi vi sveleremo appunto la location, il posto più bello che potevamo mai scegliere, era proprio questo qui. Ovviamente qui i bambini stanno dormendo, perché noi abbiamo fatto un lungo viaggio, ci siamo svegliati presto la mattina. Ecco qui ragazzi, andiamo piano dentro la macchina. Oh, buongiorno! Ma siete tutti svegli? Tutti svegli, siamo appena arrivati, è sveglio anche Andrea, è sveglia Noemi che si sta mettendo le scarpe. Vediamo. Siamo carichi. Andrea anche un po' piange. Ma che piange, Murino? Ma papà, ti devo fare una domanda. La nostra camera è dentro il zontorino o fuori zontorino? Auri, ancora non hai capito? Guarda che dormiremo qui dentro la macchina. Scherzando? Mamma, vuoi spiegare tu qualcosa? Ma no, dormiremo esattamente all'interno del resort di Zumtori. Ma no, già l'avete svelato così, scusa. Sì, ma vabbè, ma papi, ma ci sono talmente tante cose da fare e da vedere oggi che non potete perdervi il video per intero fino alla fine. Lo staff l'hai già presentato, papi? No, vieni con me. Perché qualcuno è già arrivato, Ma presentiamo subito il nostro super videomaker che è qua, puntualissimo, con un po' di borse sotto gli occhi come noi, perché ci siamo svegliati molto presto. Ed è qua Andrea. Il grande Andrea. E come ha detto mamma, io volevo nasconderlo, invece ve lo devo dire, siamo allo Zumtorino ragazzi, siamo stati invitati da Zumtorino, appena hanno scoperto che noi dovevamo girare la canzone e dovevamo fare appunto il videoclip, loro hanno detto non potete non farlo qui da noi perché è rappresentativo e lo vedrete proprio in questo video, in questo backstage Cavalieri Family, la famiglia più pazza del web. Ed eccoci arrivati ragazzi all'ingresso di Zumtorino, dove ad accoglierci ci sono sempre i Suricato, i nostri amici. Dove sono? Non li vedo, scusami. Guardate ragazzi, i piccoli Suricato che si mettono sempre così e stanno dritti e si prendono il sole. Bellissimo, io già mi sto divertendo e gli altri sono a fare il video, io no. Ogni volta che veniamo qui in questo splendido bioparco Zumtorino, viene voglia di andare in giro, fermarsi da un animale all'altro, curiosare, lo so, ma dobbiamo fare un videoclip oggi, abbiamo da fare, sbrigiamoci. Abbiamo visto anche io uno scoiattolo che andava su. No, ma sono bellissimi i fenicotteri. No, mamma, ciao. Ciao, venite. No, vabbè, ragazzi, guardate, ci sono i fenicotteri. Cioè, la cosa stupenda. Mamma mia, guarda. No, vabbè, ragazzi, ma sono stupendi. Amore, ci dobbiamo andare a cambiare. Andiamo. Ragazzi, ci siamo ufficialmente cambiati. Siamo pronti per girare le primissime riprese. Mentre Baby Andrea è qui in versione tutta gold. 5 cellulari per Baby Andrea. Baby, non li chiamerò tutù. Tra poco ci sarà la prima ripresa, che è quella di Papà Salvo. E siamo proprio curiosi di vedere come viene, perché come ben sapete all'interno della nostra family Papà Salvo è quello che combina sempre più pasticci di tutti. E quindi mentre le bimbe sono laggiù che si stanno arrampicando,
stanno cominciando le prime riprese del nostro super videoclip La famiglia più pazza del web qui al Bioparco Zoom di Torino. Allora, inizia. Papi, sono parecchi, cioè, non lo so. Sto entrando all'interno delle tigri, ragazzi. Cioè, ma no, ma poverine, ma no, guardale, ma guardale. Eh sì, ma sono bellissimi, guarda, morbidissimi. Noemi ha detto che sei anche innamorata di uno di loro. Emi, ma che stai facendo qui? Cosa stai facendo qui? Vado a dare mangiare loro. No, no, ma guardate che bel musino. Andiamo. Ciao. Ah, ecco. Eccolo qui, ciao, guardate che bel muso che ha. Ma sei sicura che devo entrare qui dentro? Io mi spavento, guarda, io sono cattiva, non ho uno sguardo cattivo. Qua giù, guarda che bello, guarda Noemi. Backstage Zoom Torino. Guardate che spettacolo, ragazzi. Uno spettacolo vivente, il nostro cameraman e il biologo che si chiama Marco. Marco. Guardate, ragazzi, spettacolo. Sapete perché vanno dietro a Marco? Perché ha le carote. Ok ragazzi, io ho finito la mia parte della registrazione del videoclip, quindi backstage qui continua ancora e stiamo entrando in un'area nuova di Zoom Torino, che è appunto l'area dell'oasi delle farfalle, perché mamma Claudia e Andrea faranno una ripresa bellissima. Ragazzi, siamo all'interno dell'oasi delle farfalle, una delle robe penso più belle che ho mai fatto, perché ragazzi, roba pazzesca. Guardate qui, loro mangiano frutta e nettare. Guardate qui, c'è un banchetto proprio dietro le mie spalle. Assurdo, ragazzi, guardate, mangiano la frutta, l'arancia, la mela, il nettare. Nel frattempo lì, ragazzi, il nostro backstage, c'è mamma Claudia con baby Andrea che è con le farfalle. Qua dentro, ragazzi, è una serra e fa un caldo umido pazzesco. Eccoci, siamo arrivati, ma dove siamo qui? Siamo nell'area dei rapaci, quindi ragazzi, un'area nuova all'interno del nostro videoclip che vi stiamo per mostrare. Guardate che bello, cioè guardate qua, è veramente emozionante, anche perché all'interno di quest'area fanno un sacco di spettacoli, veramente un sacco di spettacoli. Guardate che bello, veramente io sono emozionatissima, non so cosa dovremo fare, tra poco lo scopriremo. Auri, sei pronta a scappare dall'avvoltoio? L'avvoltoio si nutre di carne. Sì, mangia la carne, vero mamma? Sì, papi, la stai facendo spaventare. E lei si spaventa anche delle farfalle, scusami. È vero. Ragazzi, scrivete giù nei commenti, siete mai stati in un posto così bello e magico? Fatecelo sapere, ragazzi, perché qui è super super bello. Questa è la struttura di Zoom Torino e appunto si trova a Torino. Ragazzi, dobbiamo girare le clip qui, con i rapaci. Cosa succederà questa volta? Mamma mia. Voi giù nei commenti dovete scrivere chi tra noi è il più coraggioso. Se mamma Claudia, papà Salvo, Aurora, Noemi o anche baby Andrea. Certo, perché ci sarà anche lui. Ma secondo me baby Andrea è il più coraggioso di tutti. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family, mi raccomando. Perché sennò si perdono la canzone. Uscirà giugno, no, a giugno. Manca poco, manca veramente poco. Quindi iscrivetevi subito al nostro canale, lasciate un bel mi piace e attivate la campanella. Papi, continuiamo il nostro backstage. Andiamo. Anfiteatro di Petra, il volo dei rapaci. Ok, ragazzi,
ragazzi, anche qui con i rapaci è andata. Meno male, perché c'era anche l'avvoltoio, ragazzi, che ci è planato proprio vicino. E l'avvoltoio si nutre di carne. E quindi, ragazzi, è molto molto pericoloso. Adesso andiamo in un'altra area, seguiteci ragazzi, perché registreremo uno dei pezzi più belli mai visti. Siamo arrivati, ragazzi, in un punto molto bello e anche molto panoramico, perché come potete ben vedere stiamo per inquadrare le nostre amiche giraffe. Guardate qua che bello, no, ragazzi. Vabbè, andiamole a vedere da più vicino, mamma. E sì, le vedrete anche all'interno del nostro videoclip. Ecco qui, ragazzi, la nostra amica giraffa. Wow, bellissimi, sono bellissimi, ragazzi. E qui su questa terrazza qui, ragazzi, gireremo la clip della nostra canzone ufficiale, della canzone La famiglia più pazza del web. Ecco qui i lemuri. Ma sono tantissimi, ragazzi. È grazie a loro che oggi noi gireremo delle scene. Prima di entrare a contatto con loro, bisogna stare a un metro di distanza e bisogna igienizzarsi le mani, perché loro sono molto sensibili alle malattie, appunto. E quindi dobbiamo stare molto attenti. Guardate, guardate, stanno andando tutto dietro a loro, perché sta arrivando il mangiare e loro lo sanno. Loro si cibano di frutta, tanta tanta frutta. Guardate, stanno facendo degli esercizi, studiano pure qui all'interno di Subtorino. No vabbè, è troppo divertente, bellissimo. Ragazzi, secondo voi è normale? Stiamo facendo i compiti insieme ai lemuri. Ma scusa, in effetti, ma scusa, ma guarda, è pieno di lemuri, mamma, ma scusa, ma si possono fare, li porti i compiti pure qui? Li porto perché è fondamentale, non devono perdere giorni di scuola, devono stare sempre al passo. E poi vabbè, i lemuri un po' disturbano, però insomma, sono bravi, sono stati bravi. Ecco. Cosa devi fare? Cosa vuoi? No! Non prendere le cose, non prendere. Ragazzi, abbiamo ufficialmente cambiato outfit perché stiamo iniziando a girare tutte le parti della nostra coreografia. Quindi mi raccomando, seguiteci assolutamente, non solo su YouTube per vedere tutto il videoclip per intero, ma anche sui nostri social per imparare tutta la coreografia e ballarla insieme a noi. Sì, perché poi dovrete taggarci, sfidarci in un bellissimo duetto su TikTok. Quindi mi raccomando, tra poco uscirà la nostra coreografia ufficiale. Quindi nel frattempo qui abbiamo anche Papa Salvo che si sta mettendo le scarpe. Di qua abbiamo tutto lo staff pronto e non ci resta altro che andare a ballare. Ecco ragazzi, la prova di mamma Claudia al balletto, che non posso farvi né vedere né sentire, perché ragazzi, a giugno uscirà la nostra canzone, quindi non perdetevela. Ok ragazzi, continua il nostro backstage. Altra parte scenografica di Zoom Torino, ragazzi, pronti? Oh, no, ragazzi, qua dietro ci sono le scimmie, cioè veramente. Non sono scimmie, non sono scimmie. Cosa sono? Giboni, giboni. Giboni, vabbè, ok, però sto aspettando di vederli. Bellissimo, ragazzi, stupendo. E quindi qua che cosa dovremmo fare, scusami? Adesso facciamo subito un TikTok, quindi io già li ho avvisati di seguirci sui nostri social. Come fanno? Per duettare con noi. Basta che digitate cavalieri-family, ci trovate e poi fai clicca su segui. Ah, ok. Adesso ragazzi, che dire, torniamo in camera. Ecco, ecco, ti pareva. Cioè, spettacolo. Diciamo che pezzo migliore non poteva essere azzeccato per lei. Per noi. Yeah, vai, mangia il panino pure. No, va benissimo, bravo. No, Aurora, non so, hai visto come si è comportato? E gli ho chiesto, buona la marmellata? Beh, non lo so, com'è buona la marmellata? Tutto dappertutto, c'è la ferma qua. Ci dobbiamo lavare, ragazzi, questo è un backstage bellissimo, che dire, cioè qui dovevi, ha fatto un macello. Ed è arrivato il momento di Baby Andrea, devi recitare. Voglio vedere come reciti adesso, Monellino. Sì, non devi ridere, devi dormire, devi fare il tuo risveglio. Mamma, backstage pronto. Risveglio, Baby Andrea, ciak, si gira. Scrivete giù nei commenti, secondo voi Baby Andrea messo dentro piangerà oppure no?
Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. 3, 2, 1, vediamo un po'. Cosa stai facendo? Buongiorno, il risveglio di Baby Andrea. Eh sì, okay. Così, bravo, bravo, bravo. Ok ragazzi, questo era il nostro backstage e l'abbiamo fatto proprio qui allo Zoom Torino. Alle mie spalle, guardate ragazzi, c'è una bambina che sta rilassando. Sì, mi sto rilassando perché lo Zoom Torino è bellissimo. È certo che è bellissimo, guardate qua Noemi. E poi ci sono un sacco di animali. E se vi è piaciuto il nostro backstage, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family, cliccare sulla campanella e non dimenticate di seguirci sui nostri social, Instagram e TikTok, perché ragazzi vi faremo vedere tante tante altre cose e vi faremo vedere anche la nostra canzone e il ballo ufficiale dei Cavalieri Family, la famiglia più pazza del web. Ciao a tutti ragazzi, io sono mamma Claudia e non sono sola oggi, ci sono anche tutti i bimbi, ma ancora non vi stiamo svelando dove siamo e cosa stiamo per fare. Ciao a tutti, io sono Aurora, oggi stiamo facendo una gita con tutta la famiglia e mi sto già divertendo, anche se abbiamo fatto un passo dalla casa, però vabbè. E poi abbiamo... Ciao a tutti, io sono Noemi. Io oggi sono felicissima perché faremo un'esperienza con tutti i nostri, la mia famiglia. E quindi non ci hanno detto nemmeno dove andiamo. Ragazzi, c'è anche qualcun altro dietro di te, papà. C'è un'altra persona dietro di me, è vero. E mamma, non so come farlo vedere perché solo si capisce. Se anche a voi piacciono le gite in famiglia, dovete iscrivervi immediatamente al canale Cavalieri Family, spolliciate e cliccate sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video. E ricordatevi di iscrivervi anche al canale Cavalieri Sister e al canale Vlog Cavalieri Family. Papi, forse conviene iniziare a svelare dove stiamo andando, anche perché io non mi posso muovere da qui e tu nemmeno. Mi sa che mamma ha ragione. Allora ragazzi, secondo voi dove stiamo andando? Vi do tre opzioni. Stiamo andando in macchina a farci una vacanza costa caldo in montagna, oppure stiamo andando al lago, oppure stiamo andando in bici. Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché fra tre secondi Noemi e Aurora ve lo sveleranno. Allora 3, 2, 1, in bici! In bici, sì, tutti ragazzi, in bici. Questa è la nostra prima gita, tutti e cinque, anche se papi ancora non hai fatto vedere qualcuno, manca qualcuno all'appello. Cioè, dov'è? Dove l'hai nascosto? Lo presenti tu? Dove l'hai nascosto? Vai, 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 lo presenta Aurora, mette il cavalletto alla bici, ok. Abbiamo l'unico e solo Baby Andrea. Baby Andrea, no, tiraglielo su che gli dà fastidio, mannaggia lui. Eccolo qua, Andrea, ma ti stai ciucciando i piedi, ma dove sei? Pronti? Si parte! Ragazzi, dovete sapere una cosa importantissima. Noemi è molto emozionata perché questa è la prima gita ufficiale in bici con lei che guida da sola la sua bici senza rotelle. Come da sola, mamma? Ma allora succederà una catastrofe! Papi, stai tranquillo perché qui c'è la ciclabile, quindi non accadrà proprio nulla. Saremo e esattamente poi, sulla ciclabile. E poi so andare già in bici. Ma non è solo la prima gita per Noemi, è anche la prima gita di quella pulce lì dietro di te. Proprio sì, è lui, è la prima volta che sale sulla bici e si mette sul seggiolone, papi. Baby Andrea, sì sì, vabbè, allora noi andiamo. E se si addormenta, scusa papi. Lo facciamo dormire. Ma come lo facciamo dormire? Ve ne state già andando, andiamo, aspettatemi. Ah, che bello andare in bici con la Cavalieri Family. Ragazzi, guardate, come al solito mamma Claudia è imbottita di zaine e zainetti e dietro di me c'è la pulce che mi dà gli schiaffi. Andrea, cosa fai? Andrea, dove sei? Eccolo! Ragazzi, bellissimo andare in bici. E voi? Siete mai andati in bici insieme a tutta la vostra famiglia? Scriveteci giù dei commenti e fatecelo sapere. Fateci sapere anche con chi siete andati, se siete andati con la nonna, con la zia, con la mamma, col papà. Nel frattempo guardate com'è spedita Noemi. È bravissima, guardatela. E tutto il peso ovviamente ce l'ho tutto io, come sempre quando andiamo in bici.
Noi ci stiamo esercitando perché, ragazzi, quest'anno vi porteremo in vacanza in Thailandia. E in Thailandia andremo tanto, tanto, tanto in bici. Nel frattempo qui stanno tagliando l'erba e c'è un macello. Un macello, sembra il mio, sembra la mia bici che vado con la moto, mamma. Papi, non tagliare la strada, Noemi, per piacere, vai dritto. Oh, se mi fai cadere. Va bene, accelero, vi lascio qua, ciao. Ragazzi, è pazzesco, Noemi va più veloce di tutti, guardate che veloce. No, vabbè, mi sta superando, guardate. Comunque andate troppo, troppo veloci e Noemi è veramente bravissima a andare in bici, quindi mettete immediatamente qua sotto un cuoricino di colore rosso per Noemi che è bravissima. No, azzurro, azzurro! Azzurro per Noemi che è bravissima e scrivete sotto nei commenti se voi già sapete andare in bici senza rotelle oppure no. Emi, ma perché ci siamo fermati? Ah, perché qua c'è la strada, un pezzettino con la strada e quindi dobbiamo stare lenti perché se magari noi cadiamo e magari possiamo cadere sulla strada e magari una macchina si va sopra di noi. È vero che siamo su una pista ciclabile, però bisogna comunque stare attenti perché ogni tanto le piste ciclabili possono essere interrotte, non lo so, da delle strisce pedonali o da alcuni attraversamenti di automobili. Quindi è vero che siamo in un posto in sicurezza, ma sempre molto molto attenti, ok? Papi, sei lentissimo! Ma come? Ma tu sei lentissima? Ma sono l'ultimo! Ma come fate? Ma io c'ho Baby Andrea! Ragazzi, non è giusto, io e Baby Andrea siamo gli ultimi, guardate! Loro ci hanno lasciato proprio qui! E sono velocissimi, io sono molto 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 lento! Scusate, vi sto raggiungendo adesso, eh! Non è vero, sei lento! Sì, lento, guarda, ciao Auri! Cosa c'è? Aurora, ti sto superando per caso. Ciao mamma, anche a te ti sto superando, eh. Comunque ragazzi, bellissima esperienza qui in Cavalieri Family e adesso vi faremo vedere un posto meraviglioso. Eccoci ragazzi, siamo arrivati nel sentiero bellissimo. Ciao Auri. Emi, ce la fai? Perché stiamo per fare una salita, ragazzi. Guardate, guardate, Noemi che fa la salita. Dai, forza, forza, che ci siamo quasi. Stiamo facendo una super salita. Mamma, ce la fai a farla? Ragazzi, questo pezzo l'ho fatto, ma non è finita. Non mi dovevo fermare. No. Perché chi si ferma in salita è perduto. E io o no. Vai indietro o non sale più. Io vado. Vediamo, ragazzi, chi ce la fa. Guardate, Pandani. Oh! No, vabbè, pazzesca. Ma tu cosa stai facendo? Brava Noemi, vai, forza, forza. Dai, 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 vediamo, vediamo. Difficile per te. No. Ragazzi, secondo voi Noemi riuscirà a fare la salita? Mettete sì oppure no, perché cioè qua in un modo o in un altro devi portarla su. Vediamo come riesci a portarla. Partenza, via. Allora io la porterei come sta facendo la mamma. Sei pronta mamma? Faglielo vedere. Vai. Guarda Emi, è facilissimo. Vai. Eccola là. No vabbè ragazzi, ha lasciato la bici e se n'è andata. Dove sei? Vieni qua amore. Vieni. Vieni ragazzi, si è arrabbiata, guardatela. Dai, ti aiuto io, vieni. Dai, forza che ti aiuta papi, vieni qua. Eccola ragazzi, il bello della sorella. Il bello di avere una sorella. Aurora ha preso la bici di Noemi e sta facendo la cortesia alla fine di salirgliela lei, perché Noemi non ha capito che non ha le marce, quindi non riuscirebbe né ora né mai, neanche io riuscirei a salire una salita così ripida, capito? Ok ragazzi, abbiamo superato la prova salita e discesa, abbiamo qui ancora Noemi che non è mai caduta. Bravissima, e abbiamo una sorella maggiore super che è Aurora. In tutto questo c'è Baby Andrea che non so, non lo sento più, o si è addormentato oppure si sta ciucciando il piede. Mamma Claudia dov'è? Qui, che chiude la fila e porta tutti i pesi. Nel frattempo ragazzi, noi siamo arrivati qui che è Milano 3, che è un posto vicinissimo a casa nostra, infatti ci arriviamo tranquillamente con le bici ed è un bellissimo posto pieno di verde, un parco infinito dove possiamo sdraiarci e giocare tra poco e fare anche un pochettino di merenda che non guasta. La cosa bella anche di questo posto è che oltre ad esserci la vigilanza che circola, tutte le strade sono prive di auto, quindi è come se fosse una grandissima pista ciclabile e pedonale all'interno di una cittadina. Ma nel frattempo mi hanno lasciato indietro, forse sono già arrivati al bar a fare merenda, li raggiungo subito. Ok ragazzi, siamo a Milano 3, proprio a Milano 3, e stiamo facendo una mini merenda, andiamo a mangiare a casa.
e siamo al lago, guardate che bello. Ok, 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 ragazzi, finalmente abbiamo finito di fare questo break gustoso. E qui abbiamo la nostra ciclista d'eccezione. No, mi stiamo andando, dobbiamo andare, dai, mi stanco. Sei pronta? Fai vedere i muscoli alle gambe, vediamo, alle gambe. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, che muscoli, ragazzi. Possiamo andare, Auri? Guardate Aurora che fashion, ragazzi. Mamma, sei pronta? Papi, dobbiamo tornare a casa, meno male che abbiamo fatto un po' di merendina. E voi, quando andate in bici, con cosa fate merenda? Perché andare in bici mette un po' di fame, è stancante. Hai fame? No, io ora ho già mangiato, ora bisogna tornare a casa e pranzare, papi. Ok, ma prima devo fare un'altalena a baby Andrea, quindi passiamo da là per piacere, grazie. 3, 2, 1, vai. Dai, un po' di velocità. Non andare a sbattere! Vai Auri, discesa, senza magari calpestare nessuno, ok? Sei pronta? Brava, è andata bene, ha tenuto i freni. Vai, 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 vai. Mamma, ti sto salendo addosso, mamma! Attenzione, attenzione! Aiuto, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo arrivati a destinazione, ragazzi. Adesso facciamo fare una super altalena a baby Andrea. Eh sì, papi, eccolo qui, evviva! Pronto, baby Andrea? Via! Bravo, papi, è rischioso, secondo me si addormenta anche sull'altalena pure. Adesso. Ma ha finito di dormire poco fa. Aiuto! Ma scusa papi, là dietro sto vedendo altre due bimbe sull'altalena. Ah, eccole. Ah, vi state rilassando, sì, stiamo chiacchierando. Ah, state chiacchierando. Sì, no, lei da Miriam, io mi vedo con Chloe, poi andiamo a mangiare al sushi tutti insieme. No, fammi capire, quindi vi siete già organizzate la domenica. Una va a casa di un'amica, l'altra si vede con un'altra amica. Mamma, stasera sushi? Mamma, tu già lo sai che noi siamo grandi migliori amiche. Ok, quindi fammi capire, la tua BFF è Miriam, giusto Noemi? BFF Miriam. Mamma, spostati! E voi avete la vostra BFF, che sarebbe la vostra migliore amica del cuore per sempre? Scrivete il suo nome qua sotto, proprio giù nei commenti, oppure anche i loro nomi. Non deve essere per forza un'amica sola, magari sono due, tre, quattro amiche molto strette. Io c'ho anche dei migliori amici, anche dei maschietti, tipo Andrea e Alberto. Ah, giusto, è best friend forever, non è che per forza deve essere un'amichetta, può essere anche un amico, un maschietto. I fidanzati già ce l'ho, ve lo dico solo uno perché ce l'ho uno. Quanti fidanzati hai, scusami? Ce l'ho due. Come due fidanzati? Uno per riserva che ho fatto sempre. No, scusate, ho capito bene? Cioè, un fidanzato di riserva? Papi? Papi? Ecco, un fidanzato di riserva, papi, vieni, scusa, ti butto la bici addosso, vieni. Tua figlia ha due fidanzati, uno di riserva, cioè lo tiene lì. No, no, mamma, io gli butto la bici addosso. Anch'io ce l'ho, io però ne ho uno, vero e proprio. Ah, tu la riserva non ce l'hai? E chi è? Christian. Ah, Christian, il fidanzato proprio storico, questo me lo ricordo. Quindi il tuo fidanzato storico è Christian. Abbiamo finito di senza parlare riserva di fidanzati qui. Basta più parlare di fidanzati. Vabbè, è un argomento un pochettino shock. Tu c'hai un fidanzato di riserva oltre papà? Ecco appunto, mamma, rispondi a questa domanda. Auri, io riserve non ne ho perché ne ho uno e già abbastanza impegnativo. Ecco, quindi prendi questo, quindi, fidanzato. Come vieni. Dire, me lo tengo come papà, come marito, come fidanzato di riserva e come amico, uno che fa tutto, perché sennò è troppo complicato, eh. Allora ragazzi, la cosa più importante da rispettare, mamma, che cos'è? Sono intanto i segnali, le segnaletiche a terra, ok ragazzi? Perché anche quando andate nelle piste ciclabili c'è sicuramente un'area dedicata alle bici e un'area dedicata ai pedoni. E noi siamo... Oh papi, ho sbagliato, sono nell'area dei pedoni. Ma come, mamma? Ma scusa, ma non le sai le cose, devi stare qui nell'area delle bici, capito? Delle biciclette, che ha anche un altro colore. Sì, guardate, allora, tutta questa parte è dedicata ai pedoni, quindi alle persone che camminano, e invece tutta quest'altra parte è dedicata alle bici ed è di colore giallo, quindi io sto decisamente sbagliando. A
Attenzione, meno male che siete sulle strisce pedonali. Bravissimi, molto bene. Mamma, meno male che esistono le strisce pedonali per passare, perché se no eravamo finiti, eravamo separati per tutta la vita. Siamo quasi arrivati a casa, ragazzi. Abbiamo fatto un giro in bici lunghissimo, pazzesco, e le bimbe sono state molto molto brave, anche perché devo dire la verità, inizia a essere un po' caldo, ma è arrivato il momento di posare le bici. Siamo arrivati a casa. Ok ragazzi, siamo entrati dentro casa, ce l'abbiamo fatta. Comunque ragazzi, scrivete giù nei commenti se anche voi siete mai riusciti a fare un giro così grande insieme a tutta la vostra famiglia e anche a baby Andrea, che ragazzi ha tanta fame, quindi andiamo a mangiare il piccolo baby Andrea. Eccolo qui ragazzi, salutatelo tutti. Vi piace il piccolo baby Andrea? È impazzito baby Andrea, è impazzito. Forza Andrea, prendi tutte le palle del mondo. Ci sono tanti giochi qua dentro, è una cesta ed è piena di giochi, perché chiunque ci regala qua giochi continuamente, compriamo giochi, ci regalano giochi, e baby Andrea è sommerso dai giochi. Ma tra tutti questi giochi, dove ci sono le palle, dove ci sono i birilli, dove ci sono i pupazzi, anche pupazzi femminili, e sì, tanto non è che ci sono giochi per maschi, per femmine, chiunque può giocare con tutto, basta che sia un gioco. Ma quale sarà il gioco preferito di baby Andrea? Vediamo che cosa sceglie. Io metto tre giochi fuori dalla cesta e vediamo quale va a prendere. Voi giù nei commenti scrivete appunto qual è il gioco preferito. Ecco Aurora, tu sai qual è il gioco preferito? Non lo dire. No. Vai a votare, scrivilo giù nei commenti anche tu, ok Aurora? Ok, ragazzi, sto per mettere tre giochi fuori dalla cesta. Allora, io ti ho posizionato tre giochi qui. Questa è una macchina. Poi abbiamo un birillo. E poi ancora abbiamo una palla da bowling. Andrea? La faccio uscire? No, ora esce da solo. Vieni qua da papi. Vieni amore, vieni da papi, bravo. Guardate ragazzi, sta per uscire da solo dalla cesta. Ormai è spedito. Vediamo qual è il gioco che prende. Voi avete votato, Aurora, Noemi, avete votato? Ok. Vediamo se esce. Vai Andrea, vieni qua. Oh mamma, ragazzi, qui non si muove. Magari abbiamo sbagliato giochi. Mamma mia. Allora, io non so quali giochi dovevo mettere allora. Vabbè, rifacciamolo. Facciamolo uscire dalla cesta, Aurora. Ok, brava Auri, mettilo seduto là in fondo. Ok. Dai. Andrea, vediamo cosa prende. Signore, lo signori. Lo sapevo. Macchina. Tu avevi votato macchina. Tu macchina? No, vabbè ragazzi, io avevo votato palla. Per me era la palla. E voi ragazzi, cosa avevate votato? Birillo, macchina o palla? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Adesso facciamo un attimo. Ma che cosa state combinando? Ma che giochi sono questi con baby Andrea? Che gli fate scegliere il giochino, gli fate scegliere il birillo, lo mettete davanti alle scelte? Ma che cos'è? Mica un cane! Mamma, stavamo facendo l'ennesimo gioco, quello lì di baby Andrea, di fargli scegliere le cose, e io avevo scommesso anche tanti soldi. No papi, queste cose non si fanno assolutamente. Ma che insegnamento è? E poi scusami, lui ha imparato a gattonare da poco, a fare tutti questi giochi. Potrebbe anche farsi male, potrebbe andare a sbattere, peggio ancora, potrebbe magari tagliarsi la fronte, potrebbe uscirgli tutto il sangue. E poi che giochi sono che deve scegliere una cosa oppure l'altra cosa? Scusami, cioè cos'è? Ok, va bene mamma, tranquilla, comincia la sfida, forza, vediamo chi arriva prima. Che cosa stai facendo? Ma noi mi è partita. Vai, arrivo io. Auri, ma ma sprizzi pure, sta careggiando. Scusate, voi state solo facendo un macello infinito e non vi siete accorti che baby Andrea è rimasto inchiodato seduto lì con la sua pallina? Guardalo qui papi, sta giocando da solo a palla mentre voi state facendo di tutto e di più. Mamma, ma sono fortissime a gattonare. Va bene mamma, voglio fare una challenge insieme a te, io e te. Vediamo il bambino chi sceglierà tra me e te.
Vabbè papi, ma scusami, queste non sono challenge da fare, dai, che insegnamento è? Cioè, ma che cosa vuol dire poi? Deve scegliere, cosa deve scegliere tra papà e mamma? Ma che cos'è? Cosa vuol dire? Dai, cioè. Mamma, lo sai che sceglie me? Perché io sono il genitore quello preferito, sì. E la prima sua parola è stata, mappa. Ma cosa dici? Tu non sei affatto genitore preferito perché io l'ho tenuto in pancia 9 mesi, io ho partorito e quindi la preferita sono io, quindi sicuramente andrà da mamma, ecco, sì. Ma ragazzi, secondo voi, chi sarà il genitore preferito? Papà Salvo o mamma Claudia? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché sta per arrivare la challenge più assurda della Cavaleri Family, il gattonamento challenge. Io non me la sento, io non voglio partecipare a questa challenge, non me la sento. Già hai perso, vero mamma? Hai perso, vieni qua, non piangere. Già sai che hai perso, vero? Sì, ho vinto già io, ti ritiri? No ragazzi, io non so che cosa fare, non so se partecipare a questa challenge. Se poi perdo, se poi baby Andrea non viene da me, io poi ci rimango male. Ecco sì, la mia vita sarà distrutta. Baby Andrea vuol dire che preferisce papà. Mamma mia, non so che cosa fare, non so se partecipare o meno. Guardate. È là, vicino a baby Andrea, sta cercando di consigliargli di gattonare verso di lui, lo so, guardate che cosa sta facendo, stanno facendo qualcosa, stanno sicuramente confabulando contro di me, sì, stanno confabulando alle mie spalle. Guardate. Devi prendere la palla, cioè non la macchina, brava, la palla che balza in faccia. Ho capito? E devi gattonare da me, devi venire da me, hai capito? Ecco, lo sospettavo, avete sentito anche voi, avete sentito? Sì? Ecco, lo sta convincendo già da adesso a gattonare verso di lui. La mia challenge è persa in partenza, che cosa posso fare per far sì che venga verso di me? Ho bisogno di un aiuto. Chiedo aiuto ad Auri, magari lei ne sa qualcosa di più. Auri! Mamma! Inizia la challenge! No, ferma! Auri, tu non hai visto nulla di quello che è accaduto là dietro? Cosa? C'è papà che sta convincendo baby Andrea a gattonare verso di lui, io rischio di perdere. E se baby Andrea non gattona verso di me, come dobbiamo fare? Devi aiutare. Tranquilla, gattona sicuramente da te, che l'ha fatto in pancia, da tanto tempo che è stata in pancia da te. Quindi verrà da te sicuramente. No, ma Auri, mi devi dare un aiuto, un supporto, un suggerimento. Dobbiamo trovare il modo di farlo gattonare da me senza che vada da papà Salvo. Che cosa potremmo fare? La ciotola di sprizzi, che lui mette sempre le mani dentro. Brava Auri! Va bene Auri, è tutto chiaro. Iniziamo la challenge e nascondiamo da qualche parte la ciotola. Brava. Okay. Mamma, sei pronta o ti sei nascosta? Dove sei finita? No, va bene, mi sono decisa papi, Dove sei? Dove sei? Non ti trovo, ma sei dietro il pilastro. Dove sei finita? Sei qua, sei là. Ah, sei proprio qui. Ah, mi vuoi sfidare allora? Ti sei decisa? Sono molto decisa, anzi decisissima. Ti sfiderò in questa challenge. Accetto il guanto di sfida e ti dirò di più. Vincerò io. Ragazzi, voi nel frattempo sto vedendo che state commentando tutti che vincerò io, papà Salvo. E lo so ragazzi, perché io vincerò. Anche perché ragazzi, ho già detto ad Andrea quello che deve fare. Deve prendere la palla, avete capito? Va bene, Aurora, siamo pronti. Emi, tu tiperai me, vero? No. Come no? Mamma. Tu tifi per la mamma? Monella sei, Monella. E tu, Auri, invece tifi per me, vero? No, io tifo per la mamma. Ma come per la mamma? Ma tifate tutti per la mamma? Va bene, perderete tutti, ragazzi. Cosa stai facendo? Cosa state combattendo? Niente, stavamo parlando di scienza. Ma già vuole venire da me, guarda. Stavamo parlando di scienza, cosa stai dicendo, papi? È impossibile. Andrea, vieni qua, vieni da papi, vieni. No, in questo momento ero impegnato, stiamo parlando di cose nostre, stiamo parlando di latte e di macchinine.
Vabbè, mamma, scusa, è normale se gli dici che gli dai il latte, è normale che viene da te, scusami, eh. Papi, ci stai disturbando, per piacere, inizia a posizionarti, grazie. Finisco di dirgli due cose e siamo pronti anche noi. Questa mi vuole fregare. Mettetevi ai vostri posti, inizia la challenge. Unico regolamento del gioco, ragazzi, scegliere un oggetto per sé. Io sceglierò la palla, cara mamma. Ma papi, io non ho bisogno di niente, basta la mia presenza, perché appena baby Andrea vedrà me, sicuramente correrà dalla mamma, correrà. Va bene, mamma, allora giocheremo ad armi pari. Neanche io sceglierò un oggetto, perché sono sicuro che baby Andrea verrà da me. Io ho la palla nascosta sotto la pancia. Allora, siete pronti o no? Iniziamo! 3, 2, 1, che la challenge abbia inizio! Adesso. Andrea, vieni qua, Andrea! Vieni. Andrea, vieni da papi, vieni da papi! Sì, sì, ci siamo quasi! Vieni qua! Vieni, guarda, io non ho niente! Bravo, amore, sì, mi stai guardando! Bravo, vieni da me, dai, così, amore, bravo! Sì, amore, vieni, amore! Vieni dalla mamma, vieni! Stai guardando me, vieni proprio da me, vieni! Secondo me non avrò bisogno neanche della ciotola, lo vedo convinto, mi sta fissando, vuole venire da me! Vieni, Andrea, vieni, amore, vieni! Guarda, sta andando verso papi, mamma, usa la ciotola! Forza, mamma, urla più forte, veloce! Sta venendo da me, ci siamo quasi! Ma non mi spingere! Vieni, Andrea! Vieni da mamma! Ma scusa, ma stai facendo la ciotola? Andrea! Vabbè, che c'entra? Ma è così, l'ho trovata qui, l'ha portata a spritz, io non c'entro niente! Andrea! Vieni qua, la papi! La palla! La ciotola! Qui, la ciotola, amore, sì, la ciotola! L'ha presa! Sì, ho vinto io! Io direi che ha vinto la ciotola, scusa. Guarda! Ecco, appunto. Papi, se dobbiamo parlare onestamente, che cos'era questa? Me l'ha passata Noemi. Non ci crede proprio nessuno e comunque alla fine ho vinto io, ragazzi, vero? Ma non lo so. Scrivetelo giù nei commenti, secondo voi chi avrà vinto, papà Salvo o mamma Claudia? Qua, ragazzi, la sfida si fa sempre più dura, perché si vorranno sfidare anche Aurora e Noemi. Ok, ragazzi, tutto pronto. Aurora e Noemi, siete pronti? Sì! Vincerò io! Io! Andrea! Allora, vediamo che metodi usate di chiamata. Tu come lo chiami a lui? Andrea, vieni! E invece tu come fai? Andrea, vieni! Vediamo chi vincerà. Secondo me vincerà Noemi. Papi, io non lo so, è una scelta molto difficile, perché baby Andrea gioca tantissimo sia con Aurora che con Noemi. Non lo so proprio dove potrà andare. Ragazzi, secondo voi invece chi vincerà? Scrivete Aurora oppure Noemi qua sotto nei commenti. Ma nel frattempo, ragazzi, baby Andrea è già partito. Vediamo dove va. Ma scusa, cosa stai facendo? Stai ballando? Ciccio bello, scusi, lei. Vieni, perché loro battono le mani, battete le mani. Ok, anche Andrea, bravi. Ragazzi, io direi una cosa bellissima. Mamma, non so se tu sei d'accordo, ma baby Andrea si è messa ad applaudire le sorelle, quindi io direi che la challenge di Aurora e Noemi è finita in assoluta parità. Addirittura baby Andrea è partito col tifo. Bravi tutti. Quindi che dire, mamma? Abbracciate tutti vostro fratello. Piano. E quindi che dire? Facciamo un applauso? Mettilo giù, vediamo se applaude. Guardate baby Andrea. Applausi. Ok, ragazzi, tutto bene quello che finisce bene. E voi? Avete mai avuto un fratello o una sorella così piccina
che gattonava e si avvicinava a voi? Scrivetelo giù nei commenti e scrivete anche il suo nome. Io ho battuto mamma Claudia in questa bellissima challenge, sono stato fortissimo, grazie per tutti fermi, i commenti. No, non possiamo chiudere il nostro video in questo modo, perché tu stai barando, ho vinto io. Hai vinto te? Certo che ho vinto io, papi, ha preso subito la ciotola. Oddio, è venuta ah, ecco. Si è fregata con la stessa bocca. Ha vinto la ciotola, ha detto bene. Ma ragazzi, vi dico cosa molto importante. Non potete perdervi il video di giugno della nostra canzone. Ci sarà una coreografia pazzesca, ragazzi, balleremo insieme. Ballerò anche io. Eh sì, ballerà anche lui, un po' goffo, però ballerà anche lui, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Femmini! Dove siete? No, aiuto! 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 Aiuto, papi! Ciao a tutti ragazzi, chiudiamo con Baby Andrea. Ciao! Aspetta, aspetta, aspetta! Non te ne andare! Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti!